Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, il vostro Vincenzo Man, e quest'oggi ragazzi siamo su Archiro. Ragazzi, dobbiamo continuare il capitolo 3, ovvero il dungeon abbandonato. Bene, vabbè, poi magari potenzierò i miei mostri, ecco qui. Però adesso ragazzi, direi di iniziare. Allora, ci prendiamo freccia frontale e direi di andare. Allora, è un capitolo molto difficile questo, ragazzi. Un po', diciamo. Che, in pratica, ragazzi, i mostri spuntano così, ecco. Mamma mia. E ne spuntano un bel po', Quindi, meglio stare attenti. Mi prendo subito Ricocket. L'altra abilità qual è? Congelamento. Ok, perfetto. Abbiamo già trovato delle belle abilità. Ecco qui. Ok, qua altri mostri. Ok, ci sono i vermi nella sabbia. Ho trovato uno zaffiro. Ottimo. Ok ragazzi, adesso dobbiamo affrontare il primo boss, ovvero che deve essere quel gigantesco pipistrello, ecco. Quindi direi di andare. Sì, ecco lui. Allora ragazzi, con questo qui ci dobbiamo stare alla larga immediatamente. Allora facciamogli fare la mossa e lo colpiamo. Vai, vieni qui. Perfetto, vieni qui. Ok, dobbiamo far fare quella mossa. Dopo che fa quella mossa, ragazzi, lo possiamo attaccare. Ecco qui, infatti sconfitto subito. Buona, ottimo ragazzi. Perfetto. E direi di continuare. Allora, qua ci sono i serpenti che sono molto fastidiosi. No, 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 no. No, ragazzi. Troppi mostri. Troppi ne vedo. I balestrieri. Perfetto ragazzi, prossima abilità direi di prenderci questa. Ce la potenziamo, dai. Ok, ragazzi. No, 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 no. Thank you.
sono troppi di mostri, eh. Mamma mia. Pecca di questo. Un altro biscotto. Va bene, un altro biscotto. Ok ragazzi, adesso c'è il prossimo boss, quindi direi di potenziarci l'attacco ovviamente. E ragazzi, direi di affrontarlo. Andiamo. No, sono i due vermi. Sono i due vermi della sabbia, ragazzi. Attenzione, che sono difficilissimi questi. Sì, sì, questi sono abbastanza difficili, ragazzi. Palle di fuoco lanciano. No ragazzi, sono difficili questi. Ok, uno l'ho sconfitto. Vieni qui. Boom. No, dove è andato? Ok, distrutto. Perfetto ragazzi, a questo punto direi prenderci spari perforanti, mi sembra più che ovvio. Ok. Ah, buono. Ora. I mostri qui ragazzi, ce ne sono tantissimi in questo dungeon. E... vediamo un po'. No, 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 fermi. 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 Va bene. No. 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 No, ragazzi. No, sto perdendo. Via, 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 via. No, ragazzi, ce ne sono troppi. Troppissimi ce ne sono di mostri qua ora. Vabbè, i golem. Ci mancavano loro ora. Benissimo, guarda. Mamma mia. È difficilissimo ora. Perfetto, non so come ho fatto. Però ci prendiamo immediatamente multisparo, ragazzi. Allora, adesso, ovviamente, ecco qui. E ragazzi, stiamo attenti. Stiamo molto attenti, ragazzi. Attenzione. No. Stiamo trovando anche molti oggetti. Quindi devo stare veramente attento a non farmi colpire dai mostri. Mamma mia. No, no ragazzi. Ma dai, vabbè. Facciamo questo.
Ragazzi, prossimo boss. Ok, e dopo ci sarà l'ultimo. Sono le due piante carnivore, quindi è semplice. Va bene ragazzi, allora, ok, giriamo la ruota. Va bene, perfetto. Ragazzi, io direi che mi posso fermare anche qui. Ragazzi, lo continueremo questo capitolo. Io vi saluto e ci rivediamo in un altro episodio di Archiro, ragazzi.